Bentrovati nel cuore pulsante dell'informazione online, benvenuti in Top 5 News Italia. Sottomarino Titan, esaurimento ossigeno, tempo scaduto. Robot raggiunge il fondale del Titanic. Le speranze di ritrovare in tempo il sottomarino Titan della Ocean Gate, scomparso domenica scorsa, 18 giugno, con 5 persone a bordo dirette a una profondità di quasi 3.300 metri per visitare il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico, al largo dell'isola canadese di Terranova, sono quasi nulle. Le scorte di ossigeno, che durano oltre 90 ore, si esauriranno nella mattinata di giovedì 22 giugno. Nonostante la corsa contro il tempo, al momento non si sono ottenuti i risultati sperati e, con il passare delle ore, le speranze di trovare il sottomarino e le 5 persone a bordo in tempo per salvarle sono sempre più scarse. Secondo una stima della Guardia Costiera americana, l'ossigeno a bordo si esaurirà alle 7:18 del mattino di oggi, le 13:18 ora italiana. Per recuperare il sottomarino e riportarlo in superficie sono necessarie navi e robot. Un primo robot, controllato dalla nave canadese Horizon Arctic, ha raggiunto il fondale marino dove si trova il relitto del Titanic. Il mini robot per le acque profonde, chiamato ROV, ha iniziato a esplorare il fondale nella speranza di trovare il Titan. Secondo David Gallo, uno scienziato esperto di esplorazioni marine, sarebbe necessario un miracolo per salvare le persone intrappolate nel Titan, poiché, come ha sottolineato, se il sottomarino fosse trovato proprio in quest'ultima finestra di tempo, ci vorrebbero ore per riportarlo in superficie. Altri esperti citati dalla BBC stimano che ci vogliano circa 4 ore per scendere in profondità e altre 2 ore per risalire in uno scenario operativo normale. Le ricerche continuano senza sosta e i rumori provenienti dall'area dell'Atlantico, considerata sensibile, sono ritenuti credibili e ripetuti, ma finora il sottomarino non è stato ancora localizzato. David Gallo, intervistato a Good Morning Britain su ITV, ha spiegato che, considerando i rumori provenienti dal fondale, bisogna assumere che sia il sottomarino e spostarsi rapidamente in quel punto per localizzarlo e far scendere i robot. Ma CI vogliono ore per riportarlo in superficie. Gli esperti ritengono che il pericolo non sia solo la mancanza di aria. Il sottomarino potrebbe anche aver perso energia elettrica, che è fondamentale per il controllo dei livelli di ossigeno e anidride carbonica. Man mano che i livelli di anidride carbonica si accumulano, diventa come un gas anestetico che provoca l'addormentamento. Secondo Sky News, la nave francese Atlante, che trasporta un robot per le immersioni profonde fino a 6.000 metri di profondità, è arrivata nell'area dove il sottomarino Titan è scomparso. Il robot a bordo dell'Atlante è specializzato in missioni di ricerca e recupero sottomarino ed è stato immediatamente messo in azione per contribuire agli sforzi di ricerca. Le speranze si concentrano ora sulle capacità del robot a bordo dell'Atlante per localizzare il sottomarino Titan. Il robot è dotato di tecnologia avanzata, tra cui sonar ad alta risoluzione e telecamere subacquee, che consentono di esplorare il fondale marino in modo dettagliato. Gli operatori a bordo dell'Atlante stanno coordinando gli sforzi di ricerca con altre navi presenti nell'area per massimizzare le possibilità di successo. Tuttavia, le sfide che il robot e gli operatori si trovano ad affrontare sono significative. La profondità a cui si trova il sottomarino Titan rende le operazioni di recupero estremamente complesse. Il tempo rimasto è limitato e il sottomarino potrebbe trovarsi in una posizione difficile da individuare o accessibile solo con grandi difficoltà. Nonostante le difficoltà, le autorità e gli esperti coinvolti nella missione non si arrendono e stanno facendo tutto il possibile per salvare le persone a bordo del Titan. Le famiglie delle persone coinvolte attendono ansiosamente notizie positive e sperano in un esito positivo di questa drammatica situazione. È importante sottolineare che le informazioni fornite finora sono basate su rapporti mediatici e potrebbero non essere completamente aggiornate o accurate. La situazione è in continua evoluzione e le notizie ufficiali fornite dalle autorità competenti sono la fonte più affidabile per gli aggiornamenti sulla situazione del sottomarino Titan e delle persone coinvolte. Scoppia il dibattito sui social network. Numerose le persone in transito assorbite dal mare. Intervento immediato con aeromobili, sistemi di rilevamento acustico e sottomarini telecomandati per salvare 3 individui facoltosi in visita alle profondità oceaniche, in azione sospetta mentre molte donne e bambini in transito vengono assorbiti dalle onde. 2 standard differenti, reali e presunti, denunciati sui social network in giorni di naufragi e ricerche. Le controversie, con tweet e post diffusi in rete migliaia di volte, riguardano 2 incidenti accaduti a notevole distanza l'uno dall'altro, ma in breve successione temporale.
Il dibattito sui social network nasce dal confronto tra le risorse impiegate e la tempestività dei soccorsi nel Nord Atlantico e quanto accaduto nella notte tra il 13 e il 14 giugno, quando al largo della Grecia una imbarcazione è affondata dopo essere stata monitorata per un certo periodo di tempo e successivamente lasciata alla mercé delle onde per ore. Almeno 80 le vittime accertate, ma secondo testimonianze concordanti, molte persone sono state assorbite dal mare. A esprimere la propria opinione è, ad esempio, Susie Symes, economista e presidente del Museo dell'Immigrazione nel Regno Unito. C'è una dolorosa disparità tra l'intervento delle squadre di soccorso internazionali che stanno cercando le persone intrappolate nel sottomarino, speriamo che ce la facciano, e l'orribile mancanza di assistenza prestata ai migranti sulla barca. Anche Ben Coates, giornalista e scrittore attivo tra Gran Bretagna e Paesi Bassi, è dello stesso avviso. I turisti del Titanic affondano nel sottomarino e tutto il mondo guarda, mentre le marine non badano a spese per ritrovarli. Centinaia di migranti affondano con una barca sovraffollata. Speriamo che sappiate nuotare, individui senza speranza. La stessa frase appare sul profilo di Ethics in Bricks, una sorta di filosofia con mattoncini in lingua italiana. L'accusa è pubblicata insieme a una foto di orsacchiotti in stile Lego, abbandonati dai bambini annegati, senza che nessuno tentasse di salvarli. Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto, vi aspettiamo nelle prossime news.